Manca poco all'amichevole, il calcio d'inizio tra la Sernese e il Genoa Calcio. La parola, e così abbiamo modo di presentare la squadra, al tecnico della Sernese, mister Vittorio. Mister, buonasera, grazie del suo intervento per gli amici di Caserta, per il gruppo La Voce del Mercoledì, la presentazione della sua squadra. Grazie a voi per il gentile invito. Niente, la Sernese è una squadra nata, la polisportiva Sernese, nata quest'anno, diciamo dopo che sono scomparse le due squadre dell'anno scorso di Sarno. È nata per la volontà di un gruppo dirigenziale molto serio, mi hanno contattato, mi hanno chiesto se avevo voglia di iniziare questa avventura con loro. Il progetto mi è sembrato serio e quindi, portando qui un pochino il gruppo storico di ragazzi che lavoravano con me a Turre, insieme a parecchi giocatori anche di Sarno, abbiamo costruito questa squadra che cercherà, diciamo, nell'intento molto difficile di riportare allo stadio i tifosi sarnesi. Ci sono le credenziali, può tornare il grande calcio a Sarno? Diciamo che già è tornato il calcio pulito e questa è già una cosa importante, perché oggi è molto difficile riuscirci. Poi col nostro lavoro cercheremo di farlo tornare anche grande. Pronostico su questo campionato in estate, calcio d'agosto, sono tanti pronostici di tifosi e addetti ai lavori. A suo avviso le squadre che sono maggiormente rinforzate oppure sono destinate della nostra attenzione? Beh, Angri sulla carta, l'Angri e Virtus Scafatese e Pro Scafatese mi sembrano quelle meglio attrezzate. Poi penso un gradino sotto, magari ci siamo noi e qualche altra squadra, diciamo, del Salernitano, che come ogni anno rappresenta la sorpresa. Un euro da scommettere su un giovane su cui puntare, mister, non per forza della sua squadra, ma tutto il campionato, il giovane della, una giovane promessa che lei ci vuole segnalare? No, se devo puntare, punto, diciamo, su un mio, quello che sta giocando di più adesso è De Cesare, il 96, e spero che non mi faccia ricredere. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.